Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con il nostro appuntamento webinar. Io sono Donatella De Francesco della Fondazione LIMPE. Sono con noi oggi la dottoressa Maria Consiglia Calabrese, la dottoressa Lucilla Vestito e il dottor Geroin. Prima di passare la parola a loro, vi ricordo che chi volesse intervenire facendo delle domande o delle osservazioni può farlo tramite la funzione DR che si trova in basso sul pannello di controllo, DR o altrimenti QA a seconda dell'impostazione del linguaggio del proprio PC. Io adesso lascio la parola al dottor Christian Geroin dell'Università di Verona e vi auguro un buon webinar. A dopo. Buon pomeriggio a tutti, ho il piacere oggi di introdurre due relatori. Il primo, la dottoressa Vestito Lucilla dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, che farà una relazione di circa 20-25 minuti sui disturbi della voce e della deglutizione e ci darà alcuni consigli pratici e tecniche riabilitative. E a seguire la dottoressa Calabrese dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno, che farà una relazione sempre di circa 25 minuti relativa ai posizionamenti che favoriscono la deglutizione. Per le domande, alla conclusione di ogni relazione, chi vuole, sono tutte benvenute. Prego, dottoressa. Salve, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere partecipare. Allora, condivido lo schermo, voi mi dite se si vede, va tutto bene, che questo è già il primo step più complesso. Tutto a posto? Ok, grazie per il cenno. Allora, per chi non lo sapesse, il logopedista è il professionista sanitario dell'area riabilitativa che si occupa della prevenzione e del trattamento di alcuni disturbi, come il disturbo della comunicazione, in particolare oggi ci occuperemo della voce, e del disturbo della deglutizione. Quando arrivano da me i pazienti affetti da malattia di Parkinson e gli faccio compilare questo questionario sull'autovalutazione delle caratteristiche della propria voce, cioè di come loro percepiscono la loro voce, quello che mi riferiscono di più è la presenza del tremore, della lentezza, di una riduzione dell'intensità del volume della voce, oltre ad una monotonia della voce, la perdita proprio di musicalità, e questo ha delle grandi ripercussioni importanti nei rapporti interpersonali e con la difficoltà di farsi capire. I pazienti mi dicono spesso sono costretto a ripetere, oppure a causa del mio problema di voce ho ridotto le frequentazioni, le andare a mangiare fuori, a incontrare gli amici. E quindi è un problema veramente sentito ed è purtroppo un problema evidente in questa malattia. Ed è per questo che in questo incontro abbiamo pensato di dare dei piccoli spunti di riabilitazione. Nel trattamento si parte sempre dall'impostazione di una corretta respirazione. Sappiamo che per parlare bene, ma questo anche a livello deglutitorio, avere una impostazione di una respirazione, che adesso vedremo, è fondamentale. E a questo si affiancano degli esercizi di rilassamento muscolare. Sono soltanto delle piccole idee, la collega è sicuramente più preparata di me sull'argomento, che aiutano però ad eliminare quegli irrigidimenti muscolari e che consentono poi anche di affrontare l'esercizio della respirazione in maniera più efficace. Questi sono delle piccole fotografie che sono focalizzate soprattutto sul distretto, diciamo, di mio più interesse, quindi diciamo testa-collo, con esercizi di lateralizzazione, flesso-estensione del capo. Per quanto riguarda invece la respirazione più corretta prende il nome di respirazione diaframmatica. Qui ci sono due modellini. In fase inspiratoria, noi sappiamo che i polmoni, come due spugne, si devono riempire di aria. Nel loro riempirsi spingono verso il basso il diaframma, che è questo muscolo che voi vedete qui evidenziato, che si trova proprio al di sotto dei polmoni, al di sopra dei visceri, e nel suo movimento di discesa il diaframma porta i visceri in avanti e noi diciamo che la pancia si gonfia.
Quando invece espiriamo, buttiamo fuori l'aria, il diaframma ritorna nella sua posizione iniziale perché i polmoni, svuotandosi dell'aria, ritornano verso l'alto e noi diciamo che la pancia si sgonfia. Una modalità molto semplice per riuscire a percepire questa respirazione, che in realtà è la respirazione fisiologica, ma che poi noi perdiamo nel tempo, è quello di sdraiarsi, di mettere una mano sulla pancia, un po' al di sotto dell'ombelico e inspirare, vedremo che la pancia si alza e quando noi invece espiriamo la pancia si abbassa. Questo tipo di respirazione, se noi proprio pensiamo a quello che fisiologicamente succede, capiamo bene che quando effettuiamo invece delle respirazioni del tipo inspiro sollevando le spalle o utilizzando la parte alta del torace, portando questa zona verso l'alto, oppongo resistenza al movimento invece naturale del polmone che è verso il basso. Ed è per questo che ispirare dal diaframma consente un maggiore ampliamento del mantice polmonare e quindi sicuramente quando andrò ad espirare, espirando utilizzando la mia voce sarà più potente. Questa immagine l'ho messa soltanto non per parlare di posture, ma per parlare di come tre cose insieme fanno aumentare il volume della voce. Sono il corretto allineamento di capo e tronco, l'apertura della bocca, questo omino non è disegnato a caso, questo omino volume basso ha una piccola apertura della bocca, volume alto ha una grande apertura della bocca, e il disegno dei polmoni e quindi della respirazione diaframmatica per potenziare il mantice. Accanto a questi due esercizi iniziali, che sono però la base della riabilitazione, il logopedista annoia il paziente proponendo degli esercizi di rinforzo delle strutture bucolingua-facciali, esercizi di iperarticolazione ed esercizi di ritmo. Gli esercizi che qui leggete per le prassie bucolingua-facciali in realtà sono esercizi che aiutano non soltanto la parte della vocalità ma anche gli aspetti della deglutizione, perché voce e deglutizione sfruttano le stesse strutture anatomiche. Questi sono dei semplici esercizi, se volete io posso dare anche la mia email e inviarvi poi l'elenco degli esercizi che normalmente do ai miei pazienti. Sono esercizi semplici tipo l'estensione delle labbra, la loro protrusione o esercizi di spinta della lingua verso l'altro o di protrusione. Abbiamo visto che accanto a esercizi di rinforzo di queste strutture ci sono gli esercizi per l'articolazione e la prosodia, con compiti che possono andare dalla lettura delle semplici parole a delle frasi, a testi, esercizi di conversazione guidata col terapista ma anche col familiare. E il concetto alla base di questi esercizi è pensa forte, parlo forte. È proprio l'idea, in realtà quasi presa anche dal teatro, nel quale gli attori imparano a proiettare in avanti la voce. Loro sono sul palco e devono far arrivare la voce con la stessa intensità, la stessa emozione anche all'ultimo spettatore che si siede alla fine del teatro. E per cercare di proiettare la voce in avanti, io non devo pensare di gridare, ma devo pensare di parlare forte nel senso proprio di corretta impostazione della voce. Quindi io non chiederò al paziente di urlare, ma di pensare di proiettare in avanti la propria voce. Questo è un esempio di parole che anche queste vengono date al paziente. Come vedete, sono anche esercizi che servono per l'iperarticolazione, c'è cioè una successione di vocali, aiuto, guai. Ecco, che vengono anche prodotte, viene chiesto al paziente di produrle in maniera un po' innaturale, favorendo molto l'iperarticolazione. Sempre sostenendo che alla base di tutti questi esercizi ci deve essere una buona impostazione del respiro, questo non lo dobbiamo mai dimenticare.
Uno scrittore studioso di linguistica, Stefano Valente, affetto da malattia di Parkinson, insieme al The Hospital dell'ospedale San Raffaele di Roma, hanno ideato questo testo che in realtà è libero e gratuito su internet, che sfrutta l'utilizzo degli scioglilingua proprio per permettere al paziente di, in maniera simpatica, di recuperare quella ritmicità e quella musicalità che spesso perdono i pazienti. Queste sono delle immagini di esame strumentale, che è la risonanza magnetica, dove si vede proprio settore per settore tutte queste componenti di cui adesso vi ho velocemente descritto e che sono implicati nella fonazione e abbiamo detto anche la deglutizione, quindi le labbra, la lingua, il palato molle, che è quella struttura che separa banalmente la bocca dal naso e quindi impedisce per esempio nella deglutizione il passaggio del liquido, del cibo, poi nelle vie nasali, e la laringe, che è il motore di tutto, dove all'interno ci sono le corde vocali che avvicinandosi vibrano e quindi permettono l'emissione del suono, che poi attraverso gli organi risonatori si produce proprio la voce sonora col timbro tipico di ognuno di noi. Adesso vediamo se riesco a fare questo, che è la cosa più difficile. Perché ecco, lo sapevo che non sarei riuscito. Oh no, forse l'ho fatto. Allora, vincerò, vincerò, vincerò. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Allora, non so se si è sentito, percepito. Era uno studio di uno speech linguist, di un logopedista americano, che in realtà ha cantato l'opera di Puccini in risonanza magnetica. E il messaggio che volevo trasmettere è che proprio attraverso attraverso il canto ci può essere una riabilitazione che permette un rinforzo di tutte queste strutture. E perché il canto? Cosa fa il canto? Migliora la postura, migliora la respirazione, contribuisce al miglioramento dell'attenzione, della memoria, quindi delle funzioni cognitive che spesso nella malattia possono essere anche alterate, favorisce il rinforzo della muscolatura ma anche della mimica. Altro problema, la poca mimica, il rinforzo delle caratteristiche proprio timbriche della voce, l'affinamento delle capacità ritmiche, ma anche un risvolto di tipo psicologico personale, la conoscenza del proprio corpo, la creatività, il miglioramento del tono dell'umore. E se il canto viene svolto in gruppo, anche la socializzazione, e lo dico perché ho il piacere di presentare il gruppo Parkinson di cui faccio parte, senza il giudizio. Io sono stonata eppure mi fanno cantare lo stesso. Questo è il gruppo del Policlinico e dell'Università di Genova, col contributo del Fresco Parkinson Institute, dell'Associazione Liguria Parkinson, e ci trovate su Facebook, ma comunque poi speriamo di essere noti in altre circostanze ancora. Lasciando il linguaggio, la voce, ma in realtà è un continuum, affrontiamo un po' il problema della disfagia, che come sappiamo è il disturbo della deglutizione, che si può presentare con la tosse in concomitanza dell'assunzione di un liquido o del cibo solido, la percezione di cibo fermo in gola fino alla sensazione di soffocamento. Purtroppo è un disturbo importante, causa perdita di peso, disidratazione, carenze nutrizionali ed espone anche il paziente a fenomeni di polmonite definite polmonite apingestis.
Anche qui, quando faccio compilare dei questionari sulle abilità deglutitorie ai miei pazienti, in realtà molti di loro mi raccontano che la maggiore difficoltà la hanno con la deglutizione delle compresse. E allora io qui ho voluto mettere darvi un consiglio che do frequentemente, che ha un buon esito, che è quello di provare a deglutire le compresse anziché con un liquido, con un cibo cremoso, quindi inglobarle nel cibo cremoso. La strategia della suddivisione della pillola, questo sono... ci tengo molto nel dare questa informazione, non tutti i farmaci possono essere frantumabili. Il farmaco frantumabile o divisibile innanzitutto è segnalato su quel foglietto all'interno della confezione. Ha, quando è divisibile, come vedete nell'immagine, una lineetta nel mezzo e quindi lo possiamo vedere che quel farmaco è possibile dividerlo e polverizzarlo. Qualora queste indicazioni non ci fossero, è sempre importante prima di polverizzare il farmaco, perché la polverizzazione di un farmaco che non può essere polverizzato fa cambiare proprio l'efficacia del farmaco, di chiedere al medico se è possibile di sostituirlo con uno o con un'altra diversa formulazione. E l'altra indicazione, perché purtroppo lo vedo molto spesso in reparto, è quello di polverizzare il farmaco e di metterlo in un cibo caldo. Le temperature alterano sempre l'efficacia di un farmaco e quindi queste poltiglie messe dentro, non lo so, un semolino caldo o un prodotto caldo alimentare non sono, sicuramente non stiamo prendendo il farmaco nel modo giusto per la sua efficacia. Tra le varie tecniche riabilitative di cui non parlo, sicuramente gli artifici dietetici e il cambio della consistenza rappresenta un'indicazione che noi logopedisti spesso diamo. Noi sappiamo che esistono i cibi solidi, liquidi, semisolidi, semiliquidi e anche i cibi a consistenza mista, che sono sempre quelli un po' più pericolosi da gestire, come per esempio la pastina in brodo, il minestrone con la pasta, cioè quando ci sono due consistenze insieme. Ci sono delle regole d'oro in generale da seguire, quello che quando si mangia è sempre preferibile essere in un ambiente tranquillo, non essere distratti da vari stimoli, mangiare piccole quantità per volta, masticare bene il boccone, non introdurre il boccone successivo se ancora non ho deglutito quello precedente. Non utilizzare il liquido per ripulire la bocca in caso di residui, quindi quando ho tanti residui in bocca non bere, ma cercare invece di ripulire o tramite movimenti della lingua, mangiando una cosa cremosa e successivamente bere, e soprattutto, diciamo così, in caso di tosse, la presenza della tosse è un campanello d'allarme da un lato, è sicuramente è però una difesa dell'organismo che è importante che esista. Non quando ho questo momento di colpo di tosse legato all'assunzione del cibo, consiglio, diciamo, popolare quello di bere l'acqua. Ecco, questa invece è una cosa assolutamente da evitare. E quindi invece favorire la tosse, quindi continuare a tossire, quando la percezione di corpo estraneo, di solletico è terminata, allora idratarsi. Vado veloce perché una cosa a cui tengo molto, visto che purtroppo spesso sono costretta a modificare la consistenza degli alimenti per i pazienti, è l'appetibilità. La viscosità di un alimento è importante perché i cibi più fluidi, più lubrificati facilitano la deglutizione, l'uso dell'olio nella dieta mediterranea, sappiamo anche che dal punto di vista nutrizionale è importante, ma anche l'uso di besciamelle e maionese che magari dal punto di vista calorico non sono una manna dal cielo, però sicuramente rendono l'alimento più fluido.
il gusto e il sapore. I pazienti riferiscono che purtroppo con la malattia perdono un po', si hanno una riduzione della percezione del gusto. E allora l'utilizzo delle spezie e l'utilizzo del peperoncino, qui in realtà io vi ho portato degli studi per dirvi che non è soltanto una teoria casalinga, ma ci sono proprio delle basi scientifiche che dicono che l'utilizzo del peperoncino migliora la percezione e in maniera logicamente graduata, la percezione e l'atto deglutitorio. E poi l'appetibilità. Quando si propone al paziente e gli si dice che magari lo spaghetto al sugo in quel momento è preferibile che lui non l'assuma e che quindi deve cercare di mangiare le cose cremose, non significa proporre al paziente questo. Queste sono due immagini reali, una è una pasta al pomodoro e l'altro un minestrone con la crema di pesce. E il cibo non deve perdere il suo valore anche domestico, il paziente non deve perdere la voglia di mangiare. E allora io adesso finisco con questo, finisco con una ricetta rapidissima, maionese di piselli e baccalà mantecato. Se poi volete ve la do, è facilissima, piselli surgelati non cotti, frullati, con la maionese, scusate, con l'aggiunta di olio e acqua per fare la maionese, baccalà cotto al vapore, quindi anche dal punto di vista nutrizionale rimangono integre tutti i nutrienti, passato nel mixer con l'aggiunta del latte e di un po' d'olio. Questa è la ricetta di uno chef stellato che mi è stato dato, il mio grande amico si chiama Luca Collami, col quale sto collaborando insieme ad altri chef per la scrittura di un libro. Davvero si presenta così il piatto, l'ho rifatto io a casa, oltre a essere buono, l'estetica è veramente bella. E questi invece sono dei budini che hanno fatto i miei pazienti. Grazie. Grazie molto, dottoressa Vestito, per l'interessante presentazione che ha fatto. Avremo già delle domande, una rivolta in particolar modo a lei. E sì. Un nostro paziente che dice la signora Antonella Mormando, sì. Che la ringrazia, dice che è molto interessante la relazione e chiede, proporrebbe una collaborazione stretta con le figure del fisioterapista, del musicoterapista nella riabilitazione di quei pazienti dove è fondamentale l'uso della voce e il rinforzo dei muscoli attinenti a tale funzione? Non solo lo proporrei, è proprio indispensabile che sia così, lo diceva prima la collega Calabrese, noi non siamo delle entità singole, noi siamo dei riabilitatori che lavorano tutti insieme e uno è indispensabile all'altro, noi funzioniamo solo se collaboriamo tutti insieme e quindi io lavoro in una realtà dove questo avviene, in realtà purtroppo non c'è musicoterapia nel senso delle esperto di musicoterapia o nel Parkinson c'è una maestra di canto eccellente, famosa, che ci aiuta, ma nella realtà quotidiana di reparto io lavoro col fisioterapista, col terapista occupazionale da alcuni mesi che è arrivata dentro il policlinico e quindi è assolutamente indispensabile. Per ottenere un risultato si lavora in team, se no il risultato stenta ad arrivare. Ok, grazie molto per la risposta. Do la parola alla prossima relatrice, la dottoressa Calabrese. Prego, dottoressa. Grazie, dottore Giovin. Grazie a Lucilla per la splendida relazione che mi mette in condizione di essere molto più rapida, probabilmente appunto perché lei è stata già chiarissima su tanti aspetti. Quello che ci preme appunto sottolineare è che la presa in carica di un paziente di un utente, di una persona con la malattia di Parkinson è sicuramente una presa in carico multidisciplinare, perché le tre funzioni di cui stiamo parlando, quella motoria che probabilmente è la prima a dare segnali
segnali di fastidio al paziente, quella fonatoria e quella deglutitoria, sono tre funzioni che camminano di pari passo, quindi noi non possiamo pensare di trattare una cosa eliminandone un'altra. E la relazione di Lucilla, che è stata minuziosa e certosina, ha dimostrato come è necessario e indispensabile una presa in carico globale, un trattamento globale di questa persona, di questo paziente. Come anticipato, vi parlerò di problemi di deglutizione e posizioni facilitanti. L'immagine già di per sé stessa voleva essere provocatoria, perché infatti voi vedete che qua ci sono in realtà degli alimenti combinati, alimenti filacciosi, mozzarella, comunque formaggio cotto, quindi sono già alimenti che poco si prestano ad un utente che ha disturbi nella deglutizione. Ricordiamo rapidamente che la deglutizione è un processo che inizia in maniera assolutamente volontaria e poi procede in modo automatico a partire da un determinato momento, da quando si innesca un riflesso che è appunto il riflesso deglutitorio. E la deglutizione consiste proprio nel passaggio di sostanze liquide, solide, gassose o miste dalla bocca allo stomaco. In realtà prevede sei fasi, da quella extraorale a quella gastrica, e sono molto felice di ribadire quanto diceva prima Lucilla, cioè la fase extraorale, che corrisponde alla preparazione dell'alimento, deve essere molto ben curata, perché un paziente che ha disturbi in una qualunque delle fasi della deglutizione non deve perdere il piacere di prepararsi un buon piatto e di mangiare provando molto gusto. È molto interessante quello che ci diceva la dottoressa Vestito a proposito di questo libro che sta preparando, della quale poi gli chiederò di tenermi prontamente informata, perché è una cosa che i nostri pazienti lamentano, cioè vogliono conservare il gusto e il piacere di mangiare, anche perché questo significa poter mantenere una partecipazione sociale elevata, altrimenti uno si rinchiude in se stesso, tende a mangiare sempre le stesse cose con la stessa consistenza, semisolido o semiliquida, per evitare la masticazione, manco lo confessa agli altri, ma contemporaneamente evita anche momenti di convivialità. Segue la preparazione orale e la fase orale. È molto importante durante queste due fasi, che appunto ho messo insieme per motivi di rapidità, sottolineare che la lingua svolge un compito preponderante. I movimenti della lingua sono importantissimi ed è infatti opportuno e necessario favorire una mobilizzazione della lingua attraverso quegli esercizi che prima vi ha mostrato dettagliatamente la dottoressa Vestito, e anche attraverso esercizi di tutta la muscolatura mimica facciale o della muscolatura masticatoria. Nella preparazione orale noi dobbiamo accompagnare bene la formazione del bolo attraverso una masticazione che avvenga su tutta la bocca, quindi è importante anche capire se il nostro paziente ha problemi di dentizione, se porta una protesi, se questa è fissa, immobile, se gli mancano dei denti, se è già abituato precedentemente a mangiare prevalentemente da un lato, perché osservare, e questo i logopedisti lo fanno sempre con molta attenzione nei nostri reparti, lo facciamo ovviamente anche noi insieme con logopedisti e terapisti occupazionali, osservare il paziente mentre mangia, in maniera tale che poi un training deglutitorio può essere meglio indirizzato dopo un'osservazione appunto attenta delle abitudini del paziente. La lingua svolge questo movimento importantissimo per la formazione del bolo, perché si muove da dietro in avanti e in alto, aiuta la formazione del bolo, partecipa alla formazione del bolo grazie anche alla produzione di saliva, a volte eccessiva, come già un nostro utente ci scriveva prima. E La fase orale termina proprio quando questo bolo viene spinto verso dietro e in basso, raggiunge quindi la laringe e parte
riflesso deglutitorio a volte nei nostri pazienti è un po' ritardato, quindi si parla di riflesso deglutitorio appunto ritardato, di una sorta di ipocinesia deglutitoria, cioè quella stessa, ecco perché noi prima dicevamo che le caratteristiche sono comuni a tutte le funzioni che noi andiamo ad esplorare, ad indagare nel nostro utente, perché quella sorta di rallentamento o quindi di lentezza nel muoversi corrisponde a una sorta di lentezza anche nel deglutire o nel masticare. Molto spesso si mastica per molto tempo, si mantiene questo cibo in bocca e non si riesce ad ingoiarlo. È chiaro che una volta che è partito il riflesso deglutitorio, diciamo che questo cibo, anche grazie a movimenti involontari, appunto movimenti peristaltici della muscolatura liscia non volontaria, arriva verso lo stomaco, ma cosa fondamentale è che noi riusciamo a separare le vie aeree, quindi diciamo trachea, bronchi e polmoni, dal sistema gastrico. Cioè questi alimenti devono scendere nell'esofago e residui alimentari, residui di bolo, non devono prendere le vie aeree. Ad assicurare questo fisiologicamente c'è l'epiglottide, questa sorta di foglia con picciolo che si chiude nel momento in cui che si abbassa chiudendo le vie aeree nel momento in cui noi deglutiamo. In quel momento c'è un attimo di apnea, noi non respiriamo, non tiriamo dentro aria, siamo un attimo in apnea, scende l'alimento e il bolo, e contemporaneamente l'epiglottide chiude l'accesso alle vie aeree. Vedremo quali sono adesso quei posizionamenti, quindi quei compensi che possono favorire una migliore deglutizione e soprattutto evitare quelle evenienze che ci diceva prima la dottoressa Vestito, cioè il soffocamento o l'aspirazione in fase predeglutitoria. La disfagia è proprio per definizione un disturbo che compare durante una qualunque di queste fasi della deglutizione che abbiamo visto. Va ovviamente detto che la diagnosi della disfagia è sicuramente clinica, ma è anche strumentale. Molti dei nostri pazienti non hanno fastidi, non hanno una franca diagnosi strumentale, ma ci riferiscono invece dei fastidi soggettivi molto importanti, che inficiano molto la loro socialità. Allora va anche tenuto conto di un'altra cosa, che il paziente con malattia di Parkinson deve prestare attenzione a ciò che sta facendo, quindi bisogna evitare, come ci ha detto già prima la dottoressa Vestito, il doppio compito, cioè quando mangio devo focalizzare la mia attenzione su ciò che sto facendo, riuscendo anche se possibile a coscientizzare le varie fasi, a memorizzare, a coscientizzare le varie fasi. Le linee guida ci dicono che questa è una cosa che può essere molto utile per migliorare la deglutizione, e non devo fare altro, non è che devo parlare con l'altro commensale, guardare la televisione, scrivere un appunto o scrivere una chat o altro. Quindi a volte in fase diciamo molto iniziale del disturbo è più il paziente che ce lo riferisce che non l'indagine strumentale, perché il fastidio comincia a comparire in realtà quando cala l'attenzione del paziente, cioè quando il paziente si sta dedicando contestualmente a più cose. Ma quanti dei nostri pazienti con malattia di Parkinson presentano questo disturbo? In realtà la percentuale è abbastanza alta, siamo intorno al 53-54%, e l'esordio del disturbo di solito è una decina d'anni dopo l'esordio dei sintomi motori, di quelli che forse meglio conosciamo. Quindi quali sono queste posizioni che possono in qualche modo favorire la deglutizione?
Prima la dottoressa Vistito vi ha parlato di tecniche riabilitative. Le tecniche riabilitative conducono ad un obiettivo che è il recupero della funzione, mentre i posizionamenti sono tecniche compensatorie. Il beneficio lo vedi immediatamente, ma questo beneficio lo si perde appena il compenso sparisce, cioè se cambio la posizione. Quindi noi dobbiamo essere certi di che cosa? Che la posizione venga ben compresa dal nostro utente e che il nostro utente sia in grado di mantenere quella posizione per tutto il tempo necessario. È chiaro che le posizioni di compenso devono essere attentamente scelte dal team, perché ad esempio, rifacendomi a una domanda che prima ho letto rapidamente e che il dottor Geroin sicuramente ha sotto mano, ci sono pazienti che hanno problemi di scialorrea, che hanno eccessiva salivazione o che chiudono male la bocca. Se una posizione facilitante è quella di deglutire flettendo anteriormente il capo, è chiaro che questi pazienti possono avere una maggiore difficoltà perché perdono in questa posizione maggiormente saliva e non chiudendo la bocca hanno una perdita di cibo dalla bocca. Quindi ecco che anche l'entità della flessione del capo in alcuni casi va decisa dal team che ha fatto già una valutazione attenta di tutte le caratteristiche del paziente. Dunque, quello che è fondamentale, mangiare in posizione corretta. Lo dico perché noi in primis non mangiamo sempre in posizione corretta, eh? Quindi mangiare seduti su una sedia o su una sedia a rotelle, davanti ad un tavolo o comunque ad un tavolino dove gli avambracci possono essere ben poggiati. L'immagine che prima vi ha mostrato la dottoressa Vestito relativamente all'importanza dell'allineamento capo-collo-tronco per la potenza vocale è identica per quanto riguarda la possibilità deglutitoria. Quindi io devo tenere il tronco a 90 gradi, devo stare ben seduta, ben eretta, con un buon assetto del capo e del collo. Il mento non deve mai guardare verso l'alto, quindi se c'è un periodo, una fase in cui io sono il caregiver e devo imboccare mio marito, mia moglie, devo fare in modo che il cucchiaio arrivi sempre in maniera tale che l'utente non deve sollevare il mento. Quindi il caregiver si deve mettere di fronte all'utente in maniera tale che gli occhi cadano nell'occhio dell'altro leggermente più in basso, e se c'è bisogno di aiutarlo, quindi di imboccarlo, il cucchiaio deve arrivare alla bocca in questa posizione. Non mettere il paziente in condizione di fare questo, perché questo è un movimento che può danneggiare la deglutizione. Una volta che l'alimento è arrivato in bocca, comincia la fase masticatoria, quindi la preparazione di questo bolo grazie ai movimenti della lingua, e chiusi uditivi possono aiutare il paziente a chiuso del tipo mangia da tutti e due lati, mastica bene, possono, o chiuso di questo tipo, possono aiutare il paziente in questa fase. Dopodiché, quando il paziente deve ingoiare, deve interrompere la masticazione, flettere il mento verso lo sterno, mi vedete, flettere un pochino il capo in avanti e deglutire. Questa è appunto una posizione facilitante e soprattutto salvaguarda il possibile soffocamento o aspirazione, inalazione di residui alimentari. Vedete che la posizione è fondamentale. Il termine postura è sicuramente un termine adeguato, però diciamo ci dà un'idea di staticità, mentre parlare di posizione corretta ci dà idea di dinamicità e di realizzazione di tante funzioni grazie al mantenimento di quella posizione. Posizione che deve dare stabilità e sicurezza, sicurezza anche durante la fase deglutitoria. Vedete com'è corretta la posizione di questa paziente sulla sedia a rotelle? Nello specifico la signora sta leggendo, ma poteva anche tranquillamente mangiare, perché i piedi sono ben poggiati a terra e questo ci aiuta per mantenere un buon assetto della colonna vertebrale, gli avambracci sono poggiati e già guardando con gli occhi il piatto o
o il libro orienta il mento verso il basso. Quindi è chiaro che ci possono essere pazienti che in alcuni giorni non riescono per tanti motivi ad alzarsi dal letto. Se si è costretti a mangiare a letto quel giorno, bisogna alzare lo schienale o aiutarsi con i coscini in maniera tale da raggiungere gli 80-90 gradi di flessione del tronco e poi utilizzare un tavolinetto in maniera tale che il paziente mangi comodo rispettando sempre tutte le cose che abbiamo detto prima. Altra cosa, se il paziente si sente assonnato o affaticato, attenzione, perché quelli sono i momenti in cui il disturbo deglutitorio potrebbe maggiormente comparire. E poi mai mangiare con frettolosa avidità, anche questa è ovviamente una cosa da evitare. Abbiamo quindi detto che sicuramente la flessione del capocollo mette il paziente in una condizione di maggiore tranquillità. Questo perché? Perché in realtà la base della lingua e l'epiglottide vengono spinte indietro e ciò previene la possibile aspirazione di cibo. Ancora è possibile utilizzare anche la rotazione del capo. Questo soprattutto, voi sapete che molto spesso noi abbiamo la comparsa di un emiparkinson, cioè metà del corpo è inizialmente più compromessa, mentre l'altra metà è ancora, insomma, molto mobile, non rigida, non presenta tremori. Ecco, allora la rotazione della testa ci può aiutare come? Se noi ruotiamo il capo verso il lato più debole, quindi ammettendo che la parte destra è quella buona e la parte sinistra è la più debole, il capo ruota verso la parte più debole per consentire il transito migliore verso la parte, diciamo, più sana. Attenzione, perché il mento deve sempre puntare verso il basso, quindi questa posizione qui col mento un po' alzato sempre non va eseguita. Questa è una posizione scorretta. La posizione corretta è la prima e la terza, dove dopo aver masticato, nel momento in cui si deglutisce, si ruota dal lato più debole o quello sano. Stesso discorso si può fare con l'inclinazione del capo. Stavolta però il capo viene inclinato dal lato più forte, quindi incliniamo il capo dal lato più forte e così favoriamo la deglutizione. Se il lato più debole è in alto e c'è un problema anche con i muscoli della guancia, noi possiamo in questa posizione anche aiutare a pulire un attimo lo spazio proprio tra denti e la parte interna della bocca e guancia. Tosse, come già prima detto, è qualcosa che non va mai inibito, perché sicuramente un campanello d'allarme, il quale ci dice attenzione perché l'albero bronchiale, le vie aeree sono irritate da qualche cosa, ma è anche un elemento di protezione, perché attraverso la tosse noi possiamo espellere dei residui alimentari che sono andati nelle vie aeree. Per cui quando il paziente tossisce, il caregiver non deve mai inibirlo, esattamente come non deve forzarla a camminare quando è il freezing, no? Quando è il momento di freezing, diciamo, non dire mai al tuo utente cammina, muoviti, perché questo non fa altro che determinare un'ansia maggiore e peggiorare lo stato di freezing, ma piuttosto di cambiare strategia cognitiva. Perfetto, quando il paziente ha la tosse, noi tranquillizziamolo, diciamogli tossisci, a seconda la tosse, mantieni la bocca aperta perché se ci sono dei residui escono, non preoccuparti di altro. Cosa da non fare sicuramente, come già le ha detto la dottoressa Vestito, è bere sulla tosse o far guardare verso l'alto, che è una cosa che si fa soprattutto con i bambini, in verità. Guarda verso l'alto che ti passa la tosse. Oppure dare tante pacche così in maniera disorganizzata dietro il torace del paziente.
Questo bisogna evitarlo, assecondiamo la tosse, mettiamolo in una posizione che per la quale la gravità favorisce la fuoriuscita di eventuali residui alimentari ed eventualmente durante il pasto, dopo che il paziente ha deglutito, gli si può chiedere di fare qualche colpo di tosse a vuoto per verificare che non ci siano residui alimentari in faringe, ma la tosse può essere guidata ed assistita, perché il riflesso della tosse, quando è presente ma inefficace, ne possiamo guidare la tosse, ma a volte il riflesso è assente. È chiaro che in questi casi dobbiamo stare molto attenti, perché questo meccanismo salvifico, che è quello della tosse, purtroppo non ci può dare una mano. Questo in realtà, appunto, tutto quanto vi ho detto, cioè nel momento in cui facciamo la tosse, mettiamo il sistema in condizione tale da assecondare la gravità, per cui la forza di gravità ci deve aiutare affinché questi eventuali corpi estranei, attraverso questo colpo di tosse, quindi questa espirazione esplosiva, possano fuoriuscire. Questo è un piccolo esercizietto che è possibile fare nel momento in cui il riflesso della tosse è presente ma è inefficace. E come potete vedere, è un esercizietto molto facile, ma quelli di voi che sono interessati possono scrivermi e mando tutte le indicazioni per la realizzazione di questo esercizio. Se invece il riflesso è assente, allora bisogna pensare ad insufflazioni e sufflazioni meccaniche, e quindi è personale del team dedicato che potrà fare questo. Dunque, concludiamo proprio con le stesse cose che ci siamo detti ad inizio di questa chiacchierata. Non pensiamo di poter scindere la persona in più parti che non collaborino tra loro. L'uomo è un sistema funzionale complesso, diciamo, e in quanto tale è costituito da più funzioni, appunto la motoria, la respiratoria e la deglutitoria, che sono in stretta collaborazione tra loro, e dunque la presa in carico di questo paziente deve essere necessariamente affidata a più professionisti che interagiscono tra loro. Quindi nel ribadire l'importanza della collaborazione tra i professionisti per meglio rispondere al bisogno di salute e quindi al bisogno riabilitativo dei nostri utenti, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottoressa, veramente una comunicazione molto interessante. Allora vedo che le domande stanno arrivando. Partiamo con la seconda domanda. Sono una fisioterapista, ho adottato degli esercizi di canto e scioglilingua con pazienti ammalati di malattia di Parkinson. L'ho fatto sempre con coscienziosità e cognizione di causa. Non credo di aver mai commesso un'intrusione nel campo della logopedia. Vabbè, lasciamo stare. Vorrei chiedere se dipende dai muscoli a riposo, se la mattina riesco a bere 2 bicchieri di acqua senza problemi, mentre durante il resto della giornata non riesco a mandare giù neanche un sorso. Nel senso che dipende un po' dallo stato della fase della malattia. Adesso io non so se il paziente assume la levodopa, il farmaco che sappiamo che ha le sue fasi on off, sicuramente c'è variabilità all'interno della giornata e più, diciamo così, e c'è anche comunque la fase di affaticamento che ha la sua importanza. I pazienti a fine giornata accusano maggiori difficoltà sia nella deglutizione sia nella fonazione, oltre che motorie, come ha detto la collega, comunque un tutt'uno. E quindi la risposta è, in parte potrebbe essere dovuto alla non stanchezza, e in parte però bisognerebbe conoscerlo un po' meglio per sapere anche dell'altro sulle sue terapie e sulla storia della sua malattia. Però una percentuale dovuta alla non stanchezza è giusta l'idea. Ok,
Grazie. Un'altra domanda. Buongiorno, 42 anni e da 2 mesi circa che mi è stata diagnosticata una sindrome di Parkinson lateralizzata a destra. Soffro di micrografia e spesso non riesco a scrivere. Attualmente seguo una cura a base di Madopar e Azilect. Vorrei sapere se, continuando ad assumere la terapia, la grafia migliora. Grazie. Allora, io a questa domanda so rispondere poco. Quello che io invece posso rispondere, ma probabilmente la collega ne sa più di me, proponiamo una serie di esercizi che migliorino il tratto grafico, e anche questo, se volete, io posso fornirli. Però sinceramente sull'aspetto se la terapia l'aiuterà a risolvere il problema non vorrei dire né sì né no, perché sinceramente non, cioè nel senso sul farmaco in sé non so bene rispondere, non sono la persona giusta, ecco. Non so se la collega sa dire di più sicuramente. No, sul farmaco non mi permetto assolutamente di intervenire, però sicuramente attraverso strategie riabilitative che siano anche di tipo cognitivo si può riuscire a convivere meglio con questo disturbo ed imparare una grafia che sia una grafia armonica, probabilmente non più quella di prima, ma sicuramente a lei più confacente e migliore rispetto a quella che ha ora. Tenga conto del fatto che quando parlavamo di team, in un team di quelli che appunto noi proponiamo, c'è anche il terapista occupazionale che potrebbe proporle delle penne facilitanti per alcune fasi. Io non so il suo lavoro, però per esempio lei potrebbe aver necessità di scrivere molto in alcuni periodi dell'anno, in alcuni momenti della giornata. In quel caso, per fare in modo che l'ansia e l'affaticabilità non peggiorino la sua grafia, potrebbe essere utile aiutarsi con una penna un po' modificata che l'aiuta nella grafia e non le fa, non fa in modo che la mano non si stanchi molto. Spero di essere stata chiara. Sì, giustissimo. Grazie per la risposta. Non vedo altre domande a riguardo nella chat. Vediamo. Bene. Se non ci sono altre domande, io concludo ricordandovi i prossimi appuntamenti, quello del 10 giugno alle ore 15, intitolato Distonia del musicista e disfonia, il webinar del 17 giugno alle ore 15, sempre il fenomeno on-off, e il 30 giugno sempre alle ore 15, il mal di schiena nella malattia di Parkinson. Donatella, perfetto, sì, esatto. Io vi ringrazio tantissimo sia i partecipanti del webinar che ovviamente insomma i nostri esperti. Ringrazio tantissimo il dottor Gerolin che è stato bravissimo sia con le domande, insomma, soprattutto appunto a ricordare i nostri prossimi appuntamenti, per cui vi aspettiamo. Ringrazio la dottoressa Calabrese e la dottoressa Vestito per essere state con noi e vi auguro buon pomeriggio. Ricordo a tutti coloro che hanno necessità comunque di mettersi in contatto, come dicevamo, con la dottoressa Calabrese o con la dottoressa Vestito per avere ulteriori consigli, di inviarci una mail a info@fondazionelimpe.it in modo appunto da poter girare queste comunicazioni alle nostre dottoresse. Vi ringrazio tanto e vi auguro un buon pomeriggio. A presto. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a tutti.